la Puglia pragmatica e proiettata al cambiamento per poter finalmente essere paragonata alle migliori esperienze amministrative delle regioni del nord. Sono anni, amici miei, che vogliamo il meno peggio, finché il meno peggio poi non è diventato il peggio assoluto. Allora bisogna scegliere cos'è. Dobbiamo votare sempre per il meno peggio o per i migliori? Vogliamo per i migliori. Votiamo per il Scalfarotto, noi lo riteniamo il miglior governatore possibile. Tutto qua, tutto qua. Di Fitto ci dicono che non parliamo mai, ma Fitto per noi rappresenta un passato trapassato e strapassato. Ha governato la regione Puglia, non gli è andata bene dopo appena 5 anni, e la primavera pugliese per 10 anni con Nichi Vendola ha avuto il sopravvento. Quindi per noi Fitto semplicemente non è una persona da prendere in considerazione come futuro per questa regione. Per noi il futuro della regione rimane Ivan Scalfarotto, che ve lo presento e ve lo ripresenta Ada Fiore. Sapete che io e Ada Fiore siamo in lista con Italia Viva, quindi potete votare Fiore e Coccioli, e lo potete fare perché c'è la doppia preferenza che il governo centrale ha imposto alla regione Puglia. Grazie, buonasera a tutti. Grazie a te, grazie a tutti voi per essere ancora qui stasera. Non è solito vedere una piazza così gremita durante il comizio, comunque durante le consultazioni elettorali. Devo dire che in questa tornata ho ammirato la grande partecipazione di ciascuno di voi. Prova questa che probabilmente c'è bisogno di politica, c'è bisogno di bella politica, c'è bisogno anche che ciascuno di voi si faccia un'analisi e sappia poi valutare con giudizio e con serenità la propria scelta il 20 e il 21 settembre, quando ognuno di noi sarà chiamato nella scelta dei nostri rappresentanti per il Consiglio Comunale e per il Consiglio Regionale. Già ieri vi abbiamo presentato la nostra proposta, che è una proposta che si stacca dalle due forme destra e di sinistra che abbiamo, alle quali abbiamo assistito, o dalla destra, una finta destra di cui ancora non abbiamo capito l'identità, per presentarvi invece la nostra coalizione, che è il frutto di una omogeneità di visioni e di vedute che mette insieme 3 forze politiche: Forza Azione di Calenda, Italia Viva di Renzi e Più Europa di Emma Bonino. Questa coalizione è la sintesi Ivan Scalfarotto, che io ringrazio questa sera per essere qui con noi. Devo dirti, Ivan, che molte persone mi hanno sollecitato la tua presenza perché incuriosite anche da questa figura che, nonostante ci fossero 2 giganti, ha deciso di mettersi in gioco e di rappresentare quella parte di Puglia che altrimenti non avrebbe avuto voce. Prima però di passare la parola a Ivan, abbiamo con noi un amico, l'onorevole Nobili, Luciano Nobili, componente della 9ª Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni, nonché componente della Commissione Parlamentare d'Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e sugli illeciti ambientali ad essi collegati. Quindi io passerei la parola per un saluto e per un sostegno a questo punto, a questa battaglia che ha visto la squadra dei parlamentari di Italia Viva venire qui a sostenere questa idea che io ho definito già ieri e che ribadisco un'idea di libertà. Per donne e uomini come noi che non si vogliono piegare ad una politica di soprusi, ad una politica spocchiosa che punta a forzare solo se stessi senza far crescere l'intera comunità. Prego, grazie. Grazie di cuore, cercherò di essere rapido. Intanto grazie perché, grazie Andrea, grazie Dada, peraltro prendere il microfono da Ada a Corigliano d'Otranto è per me un valore doppio, un significato importante, perché so quanto hai fatto per questa realtà e per questa comunità bellissima. Non la conoscevo ed è un onore per me essere qui, è un onore incontrare una piazza così bella e gremita in un posto così, così magico. Lo diceva Ada, Italia Viva è un gruppo di amici e con questo spirito sono qui, con questo spirito ho sostenuto Ivan in queste settimane, come nelle altre regioni, i nostri candidati. È un vascello di uomini liberi, coraggiosi, che vuole sottrarsi a questo derby tremendo fra populisti e sovranisti, che non c'è in nessun'altra parte d'Europa, che l'Italia è così incombente e che merita che qualcuno con grande libertà, con grande coraggio, prendendosi qualche rischio, si frapponga. Per Ivan parlo la sua storia. Ivan dovunque ha avuto esperienze di rappresentanza istituzionale, in Parlamento, al governo,
lo ha fatto un grande onore per lui, per le istanze che rappresentava, mettendoci passione, mettendoci una straordinaria realtà, mettendoci uno straordinario impegno, e dovunque Ivan è andato ha stupito in positivo. È un uomo che ha conosciuto la sua terra di nascita, ha conosciuto l'intero paese, ha girato l'Europa e il mondo. Teoricamente non aveva bisogno di questa battaglia, non aveva bisogno di tornare a casa per farla. Io credo, con un po' di presunzione, che sia la Puglia ad avere bisogno di uomini come Ivan Scalfarotto, e per questo vi dico che avete una grande opportunità. Per raccontarvi, lo farà meglio di me Ivan, perché è pericoloso per il nostro paese questo derby tra populisti e sovranisti, si potrebbero raccontare molte cose. Io mi limito alle ultime 48 ore, a quello che è successo nelle ultime 48 ore. Nelle ultime 48 ore c'è Grillo, che ha ripreso voce del Movimento 5 Stelle, ha detto con grande forza una cosa che secondo me è enorme e va combattuta. Ha detto che le dittature spesso funzionano meglio delle democrazie, e ha detto che in Italia dobbiamo dare un sussidio a tutti per liberare gli italiani dal ricatto del lavoro. Ora, io non credo che sia così, io non credo che la nostra Repubblica, come dice l'articolo 1 della Costituzione, sia fondata sul ricatto. Io credo che la nostra Repubblica sia fondata su una cosa bella e importante che troppo spesso manca, che è il lavoro, che è la forza di ognuno di noi, ognuno di voi, quando alzano una saracinesca la mattina, quando aprono un'attività, quando eseguono fino in fondo il proprio dovere sul posto di lavoro, o quando lo cercano quel lavoro, perché è in quel lavoro che si fa più forte un territorio, una comunità, un paese. E dall'altra parte il delirio dei sovranisti, di Meloni, della Meloni, di Salvini, in queste ore stanno dicendo con grande forza, togliendo la maschera, che l'Italia non deve cogliere, solo per una scelta puramente ideologica, che l'Italia deve cogliere le opportunità che finalmente, perché l'Europa un tempo non era così ma è cambiata, l'Europa mette a disposizione dell'Italia. I fondi SURE, la Cassa Integrazione Europea, il Recovery Fund, 209 miliardi, l'Italia non ha mai potuto approfittare di una mole di risorse di questo tipo, ed è importante che non vadano sprecate in sussidi come reddito di cittadinanza, come quota 100, che creano sudditi e non cittadini e che non creano neanche un'opportunità di lavoro e di sviluppo. Questo è fondamentale per andare. E Salvini dice no al MES, dice i soldi del MES, 36 miliardi per la nostra sanità, proprio nei mesi in cui stiamo affrontando un'emergenza sanitaria importantissima, sono soldi per i nostri ospedali, per i pronti soccorsi, per assumere medici, infermieri, per studiare il vaccino, per lavorare sulla medicina del futuro personalizzata. L'Italia non può perderli, e Salvini vuole farceli perdere per ideologia, non perché sia convinto che sia così, eppure per ideologia, perché i suoi alleati sono quelli che in Europa girano quei cartelli che ho scritto nemmeno un centesimo per l'Italia. E allora, queste regionali sono importanti in tutte le 6, 7 con la Val d'Aosta, regioni che vanno al voto, ma c'è una sfida che vale più di tutte le altre, ed è quella in Puglia. Perché in Puglia davvero c'è il peggio di tutto, c'è il peggio del volto dei sovranisti, con una candidatura vecchia che la Puglia ha già conosciuto, che ha già consumato quello che doveva consumare in questo territorio, e perché c'è il peggio anche dall'altra parte, c'è il peggio di un populismo, di un presidente uscente che non rinuncia a niente, che tocca ogni possibile livello di clientela, di sfruttamento di un posto di lavoro, di un contratto di lavoro, con i contratti firmati sul palcoscenico per chiedere il voto in cambio di un posto di lavoro. È inaccettabile. E allora, con Ivan Scalfarotto, se lo sceglierete, potete cogliere 3 obiettivi. Il primo obiettivo, lo diceva Ivan, lo ha detto molto bene Carlo Calenda a Bari sabato scorso, ogni tanto in politica non conta scegliere col voto solo chi va a governare, ogni tanto vale la pena scegliere chi ci può rappresentare, ogni tanto vale la pena scegliere chi, quando ti guarda allo specchio dopo aver messo una crocetta su quel nome, sai che hai fatto una scelta di responsabilità, sai che hai affidato quel voto in buone mani. E Ivan Scalfarotto, vi garantisco che può rappresentarvi come pochi in Puglia li hanno rappresentato fino adesso. Il secondo obiettivo è quello di dare una forza importante, che vale oggi e vale ancora di più domani, a questo avamposto, a questo accampamento di riformisti che dice no ai sovranisti che ci vogliono fuori dall'Europa e ai populisti che ci vogliono in mano dei sussidi
Questa è una grande opportunità. Siamo quelli che hanno fermato Salvini, siamo quelli che un anno fa hanno impedito a Salvini di prendere i pieni poteri e gli hanno impedito di isolarci in Europa e nel mondo. Ma abbiamo bisogno di questa forza per fare in modo che nel 2023 gli italiani non debbano scegliere solo tra stonatisti e populisti. E poi la terza e ultima cosa, lo dicevo prima, il voto a Ivan è il voto di una Puglia che sceglie una volta per tutto, per tutte, di smettere di scegliere fra forze politiche che ci vogliono sudditi, sudditi di una clientela, sudditi di una raccomandazione, sudditi di un favore, sudditi di un ti mando io, sudditi di un questo problema te lo risolvo io, ma invece orgogliosamente cittadini che si riappropriano del proprio voto, della propria scelta, che si fanno rappresentare dal meglio e che vogliono insieme a Ivan costruire un futuro più importante ancora per questa terra che muore dell'isolamento e invece prospera nell'apertura, nell'accoglienza, nell'export e nel racconto al mondo delle tante bellezze della Puglia. Grazie. Buonasera a tutti. Buonasera e grazie Andrea, grazie Ada, essere qui è un vero piacere. Questa cavalcata di 25.000 chilometri che ho fatto negli ultimi 3 mesi mi ha dimostrato per l'ennesima volta quanto questa regione sia incredibile per le sue bellezze, per la sua storia, per il talento delle sue persone e quanto per qualche motivo non riesca a fare leva sulle sue capacità davvero incredibili. Io penso che la Puglia abbia tutte le carte in regola per essere una regione leader in Italia, in Europa, ha tutto quello che serve per poter farcela con le sue gambe, eppure non è così. Quando abbiamo lanciato la mia candidatura, anzi la nostra candidatura, perché poi a un certo punto il candidato presidente finalmente è circondato dai suoi candidati come Ada ed Andrea ed è un grande senso di sollievo, molti appunto ci hanno detto e ancora mi chiedono per quale motivo ci siamo candidati, se siamo candidati contro qualcuno, se vogliamo far perdere qualcuno. In realtà non c'è niente di tutto questo. La ragione molto semplice per la quale abbiamo deciso di esserci è che, lo hanno detto anche le persone che hanno parlato prima di me, pensiamo che esista un pezzo di Puglia che dentro una discussione tra Raffaele Fitto, Michele Emiliano e Antonella La Ricchia sarebbe sparita. E la Puglia che io conosco, operosa, intraprendente, la Puglia degli imprenditori che alzano la saracinesca la mattina, la Puglia di chi va a aprire uno studio professionale, un negozio, un'officina, la Puglia dei nostri ragazzi che si fanno onore nelle università pugliesi e soprattutto in quelle fuori dalla Puglia. La Puglia che non si accontenta di ridurre tutto ad uno slogan, la Puglia per la quale l'Ilva, l'ex Ilva, non può essere trasformata in un parco a tema, la Puglia che non crede che si possa dire contemporaneamente che l'ex Ilva deve andare a gas, però non vuole il gas. La Puglia che non si rassegna, la Puglia che non si rassegna neanche a una cosa di cui non parla nessuno in questa campagna elettorale. Io vengo dalla provincia di Foggia, sono un figlio di Puglia, un figlio adottivo di Puglia, a dire la verità. Poi i figli adottivi non si amano meno dei figli naturali. Io sono un figlio di Puglia che viene dalla provincia di Foggia e la mia provincia è funestata dalla criminalità organizzata. Noi abbiamo una mafia cerignolana che fa saltare i blindati sulle autostrade, abbiamo una mafia del capoluogo, abbiamo una mafia garganica terribile e non è l'unico luogo della Puglia dove questo succede. Noi, badate bene, io penso che siamo una società mediamente sana, però penso che finché non eradicheremo quel fenomeno non ne verremo fuori, non potremo mai in realtà fare leva sulle caratteristiche di bellezza e di ricchezza e di intelligenza di cui parlavo prima, ma i miei colleghi concorrenti alla carica di Presidente della Regione non ne parlano tanto. Io penso che sia importante parlarne perché la mafia si ciba di silenzio e non c'è altra soluzione per eradicarla, per sconfiggerla, che fare in modo che la società civile alzi la testa. Ma la società civile non alza la testa se la politica che la rappresenta non alza la testa per prima. Quindi io ne parlo in provincia di Foggia, ma non soltanto, anche qui che siamo lontanissimi dalla provincia di Foggia, perché la Puglia è davvero molto lunga. Però vale la pena di parlarne e ricordare che esiste questo, che stamattina un imprenditore di San Severo a Foggia ha visto la sua saracinesca saltata perché una bomba gliel'ha fatta saltare, perché probabilmente non aveva pagato il pizzo. Noi dobbiamo essere contro quella roba lì, perché la Puglia, secondo me, è un'altra cosa.
E la Puglia è diversa dalla politica che la rappresenta. Guardate, il Consiglio regionale della Puglia che sta uscendo dalla carica è fatto di 50 persone, si ricandidano in 49. Uno dice, devono aver fatto un gran lavoro per essere ricandidati con buone speranze di essere rieletti. La caratteristica è che però dei 49 che si ricandidano, moltissimi si ricandidano in partiti contrari a quelli nei quali hanno militato fino adesso. Per cui abbiamo il paradosso che Raffaele Fitto attacca la gestione dell'agricoltura di Michele Emiliano, ma candida l'assessore, l'ultimo assessore all'agricoltura di Michele Emiliano, Leo Di Gioia, è candidato nelle liste di Raffaele Fitto, quindi Fitto attacca l'agricoltura di Emiliano ma candida l'assessore di Emiliano. Vuol dire che per chiunque votiate, per Fitto, per Emiliano, alla fine l'assessore lo fa sempre Leo Di Gioia. Ed è un consiglio regionale che ha una particolarità, la particolarità di essere fatto sempre di 50 persone, di queste 50 persone 5 sono donne, 45 sono uomini. Questo vuol dire che c'è un consigliere, una consigliera regionale donna ogni 9 consiglieri regionali uomini. Più che un consiglio regionale assomiglia allo spogliatoio di una squadra di calcetto. E guardate, un consiglio regionale fatto di 45 uomini e 5 donne è un consiglio regionale che per definizione non può funzionare, semplicemente perché non assomiglia alla comunità che vuole governare. Io vedo tutti voi quest'oggi, ci sono uomini, ci sono donne. Il consiglio regionale non è così. Il 90% delle donne presenti dovrebbero uscire. Ecco, e sapete che questa volta si può votare per Andrea e per Ada, o per Ada e per Andrea, perché il governo nazionale ha deciso di commissariare la Regione Puglia, perché in questi 5 anni questa legge non si è fatta, la legge per la doppia parità, per la doppia preferenza di genere. Il governo nazionale, per la prima volta nella storia, il governo nazionale ha commissariato una regione per imporre questa decisione. E il nostro presidente della regione, che per 5 anni questa legge non ha fatto e aveva i numeri per farla, è corso a Roma a dire che finalmente avevamo raggiunto l'obiettivo. Non è così. Quella legge non è stata fatta perché non si voleva fare, perché il sistema di potere che gestisce la Regione Puglia è fatto da quei consiglieri regionali, quei 49 consiglieri regionali che si ripresentano e che con questa legge avrebbero avuto più difficoltà a farsi rieleggere. Non si voleva fare. Allora io penso, per esempio, perché molti mi dicono tu vuoi far perdere la sinistra, io mi considero un uomo di progresso, diciamo, un uomo di sinistra, io penso che la sinistra non sia una cosa che si predica, non è una mostrina sull'uniforme, la sinistra è una cosa che si fa, che si pratica, si devono fare delle leggi di sinistra e questa legge non si è fatta. Allora noi, poiché siamo persone di sinistra, abbiamo per esempio deciso di avere capoliste donne in tutte le circoscrizioni. Ada Fiore è la mia capolista in provincia di Lecce e voglio dirvi di più, e questa è una primizia perché non lo sa nessuno, neanche Ada Fiore, ma se deciderete di farmi presidente della regione, Ada Fiore sarà la vicepresidente della regione insieme a me. Bravo. E ci sono... E conto su di te, conto su di voi, Sarebbe la migliore vicepresidente della regione possibile. Io forse tra i migliori presidenti, ma lei sicuramente è la migliore vicepresidente, e voi che la conoscete lo sapete. Ma non si sono fatte tante altre leggi. Non si è fatta una legge sull'omofobia. In Campania si è fatta. Questa legge regionale sull'omofobia era stata promessa dal presidente Emiliano, ma non si è fatta. Non c'erano numeri, non si è voluta fare, io non lo so. Ma c'è un'altra cosa che secondo me è molto importante. Guardate, io penso che essere persone di progresso, essere persone di sinistra, poi alla fine si riduca ad alcune cose fondamentali. Una di queste, che non dovrebbe riguardare solo la sinistra, dovrebbe riguardarci tutti, è che su una cosa dovremmo essere tutti d'accordo, è che questa Repubblica è nata dall'antifascismo, che nel 1943, 44, 45 gli italiani si sono fatti la guerra tra di loro e noi speriamo ovviamente tutti in una riconciliazione, ma c'erano italiani che stavano dalla parte giusta e c'erano italiani che stavano dalla parte sbagliata, c'erano persone che sono morte per la libertà, per la democrazia, perché noi potessimo essere qui stasera a parlare di queste cose. Ma se la sinistra decide di fare l'accordo con un sindaco di Casa Pound, con Pippi Mellone, e decide di portarsi Pippi Mellone dentro le proprie liste, scusatemi, ma quella non è sinistra. Nessuno mi dica che io, tra virgolette, faccio perdere la sinistra, perché
se la sinistra non è antifascista, la sinistra non è. Questo è quanto. E guardate, c'è un'altra questione. La politica non può non essere interlocuzione, dialogo, conversazione. La politica non può non stare in mezzo alle persone, perché se la politica non conosce, come diceva Einaudi, bisogna conoscere per deliberare. Se la politica non conosce, la politica non può decidere. E sono successe cose in questa regione negli ultimi 5 anni che mi dicono che le cose non hanno funzionato. Noi abbiamo alcune questioni aperte, fondamentali, che non si sono volute risolvere e soprattutto che hanno dimostrato una specie di sordità da parte della regione e di chi la governava. Pensate per esempio alla sanità. In questa regione noi spendiamo 200 milioni all'anno per consentire ai nostri corregionali di farsi curare a Milano o a Bologna. In questa regione per avere una visita specialistica bisogna aspettare dei mesi. In questa regione tanti di noi decidono di pagare per farsi curare o decidono di non farsi curare. In questa regione si chiudono ospedali, si chiudono reparti e si chiudono anche sulla base di criteri che non si comprendono, perché se tu, come ho fatto io, giri per gli ospedali della Puglia e vai a chiedere ma perché si è chiuso quell'ospedale e quell'altro ospedale è rimasto aperto, ti diranno, nella maggior parte dei casi, che nel paese dove l'ospedale è rimasto aperto c'era un consigliere regionale, mentre nel paese dove si è chiuso l'ospedale il consigliere regionale non c'era. Allora guardate, io credo questo, che si possono, anzi, la politica deve prendere decisioni difficili e impopolari, ma quando le prende deve essere in grado di spiegarle, e per spiegarle bisogna esserci. Ora, noi in questi 5 anni non abbiamo avuto un assessore regionale alla sanità. Per 5 anni la sanità non ha avuto un responsabile, perché il presidente della regione, che è un uomo sicuramente molto occupato, ha deciso di fare anche l'assessore regionale alla sanità. Ora, questo manda un messaggio sbagliato. Qual è il messaggio sbagliato? Che l'assessore o c'è o non c'è, la stessa cosa. Non è così. La politica non deve essere mai né un mestiere né una professione, ma la politica è lavoro. Come tutte le attività umane che vogliono essere fatte bene, bisogna lavorare, bisogna approfondire, bisogna esserci, bisogna ascoltare. E noi non abbiamo avuto l'assessore regionale alla sanità, la persona che avrebbe dovuto andare negli ospedali e toccare i muri, andare a vedere i macchinari se funzionavano, andare a parlare con i medici, con i paramedici che fanno un lavoro eroico, andare a chiedere loro ma come vanno le cose, andare a chiedere ai pazienti quanto tempo ci vuole per avere un esame diagnostico, farsi venire delle idee, verificare i processi, chiedersi ma se ho meno soldi di prima io come faccio a dare un servizio ai miei corregionali che funzioni comunque. Questo deve fare l'assessore alla sanità e non lo si è fatto. Avrebbe dovuto per esempio dirsi: se ho meno soldi per curare la gente facciamola ammalare di meno, lavorare sulla prevenzione, capire che un esame diagnostico che arriva tardi, se mi tocco e c'è qualcosa che non va e la mammografia arriva dopo 6 mesi, quella mammografia è praticamente inutile sul piano umano ed è un danno sul piano economico, perché curare quella malattia quando presa troppo tardi costerà anche molto di più alle casse dello Stato, della regione, oltre che creare un danno personale a chi ha vissuto quel dramma. Ma l'assessore non c'era. Si bussava alla porta dell'assessorato, l'assessore non c'era. Perché non c'era l'assessore? E questo sulla sanità. Nessuno ha pensato alla telemedicina, a usare la rete delle nostre farmacie. I nostri infermieri, l'infermiere di famiglia, una figura, i nostri infermieri non sono più gli infermieri di 30 anni fa, oggi è gente laureata che può cominciare a dare delle risposte. Bisognava rafforzare la medicina del territorio, fare in modo che il medico di medicina generale, il medico specialista ospedaliero si parlassero, non lo fanno. E questo è sulla sanità. Poi abbiamo l'agricoltura. Ora, la Puglia è la sua agricoltura, noi siamo la nostra agricoltura. Sono 2 anni che non c'è un assessore all'agricoltura. Abbiamo rimandato indietro 142 milioni di euro dall'Europa che dovevano andare ai nostri imprenditori agricoli, perché non abbiamo saputo spenderli. Guardate, non saper spendere i fondi europei oggi significa probabilmente non vedere i fondi europei che Fitto neanche vuole, tra parentesi, ma neanche Miliano,
tornando alla sanità, io il MES lo prenderei subito, perché ci servono quei 2,5 miliardi. Ma se non abbiamo saputo spendere i soldi dell'agricoltura oggi, come faremo a dire che prenderemo i soldi del Recovery Fund e i soldi del Just Transition Fund, eccetera, eccetera? Abbiamo sbagliato, mi ha detto il presidente Milano, 3 bandi del PSR. Me l'ha detto così, in televisione, in Rai. Come fosse una cosa normale. Ma i bandi del PSR sono soldi che gli imprenditori agricoli hanno messo di tasca loro per investire nelle loro aziende. Perché gli era stato detto che avevano diritto ad avere quei soldi indietro dall'Europa. Invece abbiamo sbagliato. Avete messo i soldi e avete perso. Nessuno è andato a parlare con questi imprenditori agricoli perché non c'è l'assessore all'agricoltura. E vogliamo parlare della xylella? Scusate, ma io vengo da una provincia dove gli ulivi ci sono ancora. E quando ho cominciato a girare la vostra provincia, ho avuto un senso di disperazione. Perché camminare per le strade del Salento significa vedere una terra dove sembra essere stata sganciata la bomba atomica. Quegli ulivi morti non sono soltanto la devastazione di una filiera economica, sono la distruzione di una identità. Noi siamo i nostri ulivi. Io lo chiedo sempre quando vado in giro per la Puglia, voi sapete che cosa c'è dentro lo stemma della regione Puglia? Sapete? Ve lo dico io, c'è un ulivo. Questo governo regionale è riuscito a distruggere l'emblema della sua stessa regione. È come se il sindaco di Parigi avesse demolito la Torre Eiffel e chiedesse oggi di essere ricandidato sindaco di Parigi. La xylella non si cura, lo sappiamo, ma la xylella si poteva contenere. E la scienza ci ha detto come si faceva a contenerla. Bisognava creare un buco, un cuscinetto tra le piante malate e le piante sane, per evitare che la famosa sputacchina portasse la xylella fastidiosa da una pianta all'altra. Quegli espianti che bisognava fare non sono stati fatti. Oggi siamo passati da 230.000 ettari a 600.000 ettari di terra toccata dalla xylella, perché qualcuno pensava che spiantando quegli alberi si sarebbe perso del consenso. L'ho detto prima, la politica è anche prendere decisioni dolorose, perché se sei il capo di una comunità e non te lo ha ordinato il medico, da capo della comunità devi prendere quelle decisioni che servono nell'interesse della comunità, non le decisioni che servono nell'interesse del tuo consenso. E quindi se c'è da spiantare quegli alberi e ti fa male, lo fai. Perché quando si diventa capo di una comunità, si va al governo, si diventa presidente di una regione, si giura di servire nell'interesse esclusivo della propria comunità. Esclusivo vuol dire nessun altro interesse, solo l'interesse della propria comunità. Ma quella comunità, la nostra comunità, non è stata servita, perché la xylella noi oggi non sappiamo dove sia arrivata. Perché quando l'albero comincia a rinsecchire, l'albero è andato. E noi non sappiamo, sappiamo che arrivava sugli ulivi fino alla provincia di Bari, ma la xylella non tocca soltanto gli ulivi, la xylella tocca l'intera macchia mediterranea, ciliegi, mandorli, oleandri, pure gli asparagi. E noi non sappiamo oggi dove sia arrivata, perché qualcuno non ha fatto quello che doveva fare. Per me questa è una responsabilità morale prima che una responsabilità politica, perché la biodiversità del nostro territorio è stata uccisa per sempre. Perché quando io sono andato a Cupertino, soltanto qualche giorno fa, un imprenditore mi ha regalato una bottiglietta d'olio e mi ha detto: onorevole, avevo una faccia quasi mortificata come se fosse colpa sua. Onorevole, io le regalo questa bottiglia d'olio, ma noi adesso l'olio lo facciamo con le olive di Corato, perché qui a Cupertino non c'è neanche più un'oliva. Io mi chiedo come si possa tornare da voi a chiedervi la vostra fiducia dopo che è successo tutto questo. E l'economia? Lo diceva prima Luciano Nobili, basta sussidi. Noi dobbiamo dire ai nostri imprenditori che noi siamo con loro, che noi investiamo nell'economia reale, che i soldi del contribuente vanno utilizzati per creare ulteriore ricchezza, che un sussidio una volta speso è sparito, che un investimento una volta speso crea posti di lavoro, crea prosperità. E noi dovremmo essere accanto ai nostri imprenditori, quelli che sono da sempre imprenditori, ma anche i giovani imprenditori, quelli che decidono di fare attività di impresa, per aiutarli a creare ricchezza per il nostro territorio.
basta spendere soldi per regalare per un sollievo. Chiediamo ai nostri ragazzi di alzarsi dal divano dove qualcuno li vuole tenere seduti, di andare a cercarsi un lavoro o di crearselo il lavoro, e siamo come regione accanto a loro. Questo dobbiamo fare. Questo dobbiamo fare. Dobbiamo andare nel mondo a cercare investimenti internazionali. Ci sono soldi nel mondo che chiedono di essere investiti, ma è un mercato terribilmente competitivo. Tu devi andare lì e spiegare all'investitore perché deve portare i tuoi soldi proprio in Puglia. Ma l'ha mai fatto qualcuno da noi? Ve lo dico io, no! Perché noi abbiamo un grande investitore a Taranto e il sindaco di Taranto dice all'investitore internazionale: vattene! Io credo che sia l'unico caso al mondo di una città che dice a un grande investitore: vattene. All'investitore che si dice: resta e io lavoro con te, perché tu devi investire, come dovremmo dire tutti gli imprenditori, devi investire sulle tue persone, che sono il tuo maggiore fattore di successo. Tu devi investire sull'ambiente, devi produrre meno rifiuti possibili, devi investire sul territorio nel quale lavori. Ma questo richiede fatica. L'ho detto prima, la politica è lavoro, ti devi sedere con quell'investitore e trattare. È questo che la politica nella nostra regione non ha fatto. Dico l'ultima cosa perché sennò mi rendo conto dell'orario. Lo si diceva anche prima. Cioè, io ho avuto due storie che hanno attraversato questa campagna elettorale. La prima è la mancanza di ascolto, di cui mi hanno parlato associazioni, sindacati, imprenditori, singoli cittadini. La seconda è una frase che sento dire spesso, che è questa: Scalfarotto mi piace tantissimo, ci piacete tantissimo, ma non mi posso esporre. Non mi posso esporre? Che vuol dire? In che senso non mi puoi esporre? Chiedo io. E l'altra persona: sai, il lavoro in ospedale non mi stabilizzano, o devo fare il concorso all'università, o sono il sindaco di un piccolo comune, se mi espongo, se dico che mi voto, non mi finanzieranno un progetto. Allora, noi siamo quelli che si espongono, è bene che voi lo sappiate, e pensiamo che sia giusto che possiate esporvi anche voi, che ciascuno possa, in un paese democratico, esprimere la propria opinione. Dovrebbe essere il minimo indispensabile. E invece perché non lo si fa? Perché qui la politica ti fa dei piaceri. Non ti puoi esporre, se no perdi il favore, perdi il piacere. Però guardate, siate molto diffidenti dei politici che vi fanno dei piaceri. Anzi, tra parentesi lo dico: se divento presidente della regione, io non faccio piacere a nessuno. Il mio compito è migliorare. Il mio compito sarà migliorare lo stato della regione, non fare piacere a singole persone. Ma perché è pericoloso il politico che ti fa un piacere? Perché il politico che ti fa un piacere non lo fa perché è generoso, perché è simpatico, perché ti vuol bene. Il politico che ti fa un piacere, tecnicamente, è come lo spacciatore che ti regala la prima dose, te la regala, non te la fa comprare, ma non perché ti vuole bene, è perché il piacere crea un meccanismo di dipendenza. Si capovolge in un certo senso il meccanismo democratico, per cui invece di essere l'elettore che controlla il politico, come dovrebbe essere dentro una democrazia, nel momento in cui voi accettate un piacere, è il politico che controlla l'elettore. Questo non funziona. Non funziona se la nostra regione va così. E allora, lo diceva bene Andrea, quando vi dicono di utilizzare il voto utile, no? Che dovete votare, io li chiamo padella e brace, dovete votare per il signor Padella, se no vince Brace, o il signor Brace, se no vince Padella. Ricordatevi, appunto, lo diceva Andrea, che il voto utile non è solo quello che serve a stabilire chi governerà. Il voto utile è quello che stabilisce chi vi rappresenterà, chi porterà la vostra voce in consiglio regionale. Perché se voi vi turate il naso e votate per uno, perché io sono 25.000 chilometri, non ho ancora incontrato una pugliese o un pugliese che mi dicesse: guarda, io voto Emiliano perché è stato bravissimo, oppure voto Fitto perché non vedo l'ora che torni al governo. Tutti mi dicono: voto Emiliano, se no vince Fitto; voto Fitto, se no vince Emiliano. Guardate che quando andate a votare non c'è una postilla Emiliano ma non mi piace. Nel momento in cui voi votate, avete votato e basta. Chi governerà? Governerà in nome per conto vostro, anche se quando l'avete votato vi siete tappati il naso. Allora attenzione, perché nei 5 anni a venire voteranno come se voi aveste detto: bravo, bravo Emiliano,
fai arrivare la Xylella in Molise, sei andato bene, ti voto. Non funziona così. Quando andate a votare, ricordatevi che non siete un voto, siete cittadini. Che se qualcuno sale su un palco a Taranto per firmare 200 contratti di lavoro, sta spiegando che quei contratti di lavoro non sono il diritto di cui è l'articolo 1 della Costituzione, sono un piacere che il potente di turno gli ha fatto e va ripagato con quel voto. Non ve lo vendete, perché c'è gente che per il nostro tricolore, per questa democrazia, ha dato la vita e vanno rispettati. E noi stessi dobbiamo rispettarci. Questa regione ce la può fare, ma la scelta delle classi dirigenti è una responsabilità che sta su di noi. La politica ci assomiglia. Domenica e lunedì, votate responsabilmente. Grazie. Grazie a tutti voi, vi ricordo l'appuntamento ancora con Italia Viva domani sera alle 21.30 con la ministra Teresa Bellanova. Grazie per essere stati con noi, ci chiudiamo domani con la ministra. Grazie ancora e buona serata.